La produzione di miele in Italia ha subito negli ultimi anni un calo drammatico dovuto in primis a pesticidi e maltempo, che hanno compromesso le fioriture e hanno decimato le api. Numerosi sono stati i casi di moria delle api attorno agli alveari a causa di campi agricoli trattati con vari tipi di pesticidi, che sono nocivi tanto per l'uomo quanto per le stesse api e altri insetti impollinatori. Ne hanno risentito due produzioni determinanti, miele di acacia al nord e di agrumi al sud. Ma anche la produzione di millefiori è stata scarsa. Quasi la metà di tutto il miele estero importato in Italia proviene da due soli paesi che sono ai vertici per l'insicurezza alimentare. Ungheria con oltre 8 milioni e mezzo di chili e la Cina con quasi 3 milioni di chili. Altri stati da cui importiamo miele sono l'Argentina, la Romania e la Polonia. Il miele è il terzo prodotto alimentare più contraffatto al mondo dopo il latte e l'olio di oliva. Il miele senza api che arriva dalla Cina invade l'Italia ormai da alcuni anni. Per nascondere la contraffazione viene adulterato e miscelato con quello naturale e costa 1,20 euro al chilo contro i 4 euro di quello italiano. Prezzi all'ingrosso, nella vendita al dettaglio il miele italiano costa in media circa 7 euro al chilo. La CIA, Confederazione degli Agricoltori Italiani, lancia così l'allarme. Si tratta di un prodotto falso difficile da rilevare i controlli alle frontiere che crea una concorrenza sleale fortemente penalizzante per l'apicoltura italiana. Il falso miele venduto a prezzi bassissimi fa concorrenza sleale agli apicoltori che puntano invece sulla qualità. Il miele cinese è in sostanza un finto miele creato a tavolino con l'aggiunta di sciroppo di riso e con metodologie di produzione non conformi alle norme europee, dove l'uomo si sostituisce alle api nella realizzazione del processo di maturazione. I controlli in Italia sulle importazioni di miele si limitano solo al monitoraggio di alcune sostanze, quindi il finto miele cinese si vende nei supermercati ed è consumato da anni dagli ignari consumatori italiani, anche perché al fine di evitare in etichetta la dicitura origine Cina, è sufficiente miscelare il miele cinese con miele di altri mercati europei e scrivere miscela di mieli originari e non originari della UE, Europa Unita. Così è tutto perfettamente a norma di legge, meglio, una truffa a norma di legge. Inoltre esiste anche la truffa legata al fenomeno delle triangolazioni, non la triangolazione dei ripetitori telefonici che usa il navigatore al posto dei satelliti. Cosa si intende con questo termine? La triangolazione, spiega il presidente CONAPI, Consorzio Nazionale Apicoltori, è la classica operazione attraverso la quale un miele extracomunitario entra illegalmente in un paese membro e diventa comunitario. Per il miele cinese la Spagna resta una porta troppo aperta, come per il Belgio e l'Inghilterra, che dovrebbero vigilare più attentamente. Il fenomeno delle merci contraffatte attraverso la triangolazione avviene in tanti settori merceologici e per molti altri alimenti, non soltanto per il miele. Esempi tipici di truffe con la triangolazione sono le importazioni di spezie, di funghi secchi, di condimenti in polvere per risotti pronti e, come ho detto, per l'olio d'oliva e per il latte. Quale miele dovremmo scegliere? Nella realtà il vero miele naturale tende a cristallizzare nel giro di qualche giorno, se non di alcuni mesi. Ma per andare incontro alle aspettative dei consumatori, la grande industria ha adottato metodi atti a mantenere il prodotto allo stato liquido a lungo, ad esempio con la pastorizzazione. Il consumatore in pratica desidera acquistare quel miele liquido che cola dal cucchiaino, anziché il vero miele che si appiccica al cucchiaino, solidifica e cristallizza come il burro e non scende spontaneamente dentro la tazza. La pastorizzazione prevede il riscaldamento del prodotto a temperature elevate, 75 gradi centigradi o più. Questa operazione, che nel caso del miele è volta solamente a migliorare il prodotto dal punto di vista estetico, ha per controindicazione una sostanziale perdita di enzimi, vitamine e sostanze antibatteriche, antiossidanti e antinfiammatorie. In pratica, alla fine si rimane con un dolcificante che contiene solo zuccheri. Fruttosio e glucosio sono gli zuccheri che compongono il miele. La pastorizzazione, al contrario di altri prodotti alimentari, nel caso del miele, non serve a garantire una shelf life più estesa, vale a dire durata del prodotto sullo scaffale del punto di vendita, perché il miele è un alimento a base di zuccheri che si conserva già di per sé per lunghi periodi, anche senza alcun trattamento termico. Lo zucchero è un conservante naturale, esattamente come il sale.
Scegliete mieli vergini, non pastorizzati, con la dicitura non riscaldato o non pastorizzato. Il miele prodotto dai piccoli apicoltori è sempre non pastorizzato, quindi il più ricco di sostanze antibatteriche e antinfiammatorie. Inoltre, un prodotto sostenibile e sano è quello confezionato in vasi di vetro, di produzione artigianale, di origine italiana, biologico, proveniente da piccoli produttori locali. Evitiamo di acquistare prodotti in confezioni di plastica. Compriamo miele in barattolo di vetro, possibilmente in contenitori da 1 chilogrammo, per un piccolo risparmio di prezzo rispetto alle confezioni da 400 grammi. Meglio evitare le confezioni monouso, perché il miele è un prodotto che si conserva naturalmente per lunghi periodi, pertanto il contenitore da 1 chilo è sicuro e si caratterizza come la scelta migliore. Una volta che ci siamo accertati di aver acquistato del miele non pastorizzato, si possono sperimentare diversi utilizzi che permettono di godere appieno di tutte le proprietà nutritive ed organolettiche di questo superfood naturale. Il miele mantiene le sue proprietà anche se aumenta la sua temperatura. L'importante è non superare la soglia dei 40 gradi centigradi. Per questo motivo può essere tranquillamente sciolto dentro una tazza di tè o latte, purché siano tiepidi o quasi freddi, ma non bollenti. Il miele crudo può essere spalmato su una fetta di pane fresco, su una fetta biscottata e anche su un biscotto. Ottime combinazioni per una ricca colazione, ma anche per una merenda o per un dessert semplice e veloce. È utile anche se si segue un regime alimentare ipocalorico. Un po' di miele crudo a fine pasto è consigliato perché aiuta a smorzare la fame. Un'altra combinazione semplice ma invitante è unire un cucchiaio di miele crudo allo yogurt bianco e altri ingredienti a piacimento. Per godere dei benefici del miele, ogni combinazione in cucina è ottima. L'importante è consumarlo crudo o con bevande tiepide e in dosi non eccessive. Il mondo delle api è meraviglioso, perché questi piccoli insetti tuttofare, oltre a produrre un capolavoro, il miele, alimento eccellente e salutare dal punto di vista nutrizionale, hanno un ruolo cruciale per la tutela delle biodiversità che in agricoltura, impollinando oltre il 75% delle colture, diventano cibo nella tavola di ognuno di noi. Impariamo a rispettare la natura e tutto il suo ecosistema. Ne trarremo solo grandi benefici.